Good morning, it? Good Bye, sir. Good morning. An honor. Yes. Sir. Senor President, <laughs> how are you doing? I'm good to see you again. Good to see you again. And you do honor. Thank you. Thank you. Thank you. Heel veel plezier. Heel veel plezier. Hij office Carlos, een van de assistant secretaries Hij is Italian, dus werkt hij. Hij is een expert van Italië, maar niet van Italië. Hoe gaat het? Goed te zien. Goed om te zien. Hoe gaat het? Hier is mijn zaak. Ik kon nooit. En nu zie je Italië Benvenuta, è un piacere rivederla dopo i nostri incontri in Olanda, a Lamester and Allah, ed è un piacere fare i complimenti, le contrationi, gli auguri per questa trasmissione così importante per tutti. 100 milioni di euro per dotare gli agricoltori siciliani di strumenti utili a contrastare e prevenire i danni causati dalla siccità. 50 milioni sono già stati stanziati e saranno erogati attraverso un bando pubblicato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e relativo al Piano di Sviluppo Rurale 2014-22, misura 5.1, dal titolo Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Gli altri 50 milioni di euro saranno resi disponibili entro fine anno. Un aiuto concreto all'agricoltura siciliana, afferma il Presidente della Regione Renato Schifani, che sta pagando un prezzo altissimo in termini di perdita di raccolto a causa della grave emergenza idrica di quest'anno. Si tratta del secondo intervento rivolto al settore dopo quello congiunto Stato-Regione di fine agosto del valore di circa 40 milioni. Siamo al fianco degli agricoltori siciliani e stiamo lavorando senza sosta per affrontare l'emergenza, ma anche per prevenire in futuro le conseguenze legate a un fenomeno oramai endemico come la siccità. Il consistente sostegno si è concretizzato grazie alla interlocuzione con il commissario UE Janusz Wojciechowski sull'emergenza che sta vivendo la Sicilia e al lavoro degli uffici della Direzione Generale di Bruxelles che hanno operato in stretta collaborazione con il nostro Dipartimento Agricoltura. I finanziamenti consentiranno la realizzazione e il miglioramento dei sistemi di razionalizzazione delle acque per le finalità agricole e zootecniche, compresa la lotta agli incendi, la realizzazione di bacini di infiltrazione per la ricarica delle falde e lo stoccaggio sotterraneo delle acque, il recupero e il trattamento delle acque reflue e l'introduzione di sistemi di misurazione, controllo, telecontrollo e automazione. E, ancora, la realizzazione di impianti di desalinizzazione a fini agricoli e di sistemi di gestione intelligente della risorsa idrica attraverso Remote Sensing e Proximal Sensing, ovvero sistemi di mappatura del suolo attraverso dei sensori a distanza o in prossimità. Il governo Schifani, aggiunge l'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo, mette a disposizione degli imprenditori agricoli siciliani strumenti essenziali per la realizzazione di interventi di prevenzione. Serbatoi di accumulo, invasi aziendali, ricarica controllata delle falde e impianti di desalinizzazione sono mezzi indispensabili per giocare d'anticipo e non farsi trovare impreparati davanti agli eventi siccitosi che ciclicamente si abbattono sulla nostra isola. Il nuovo sistema di drenaggio venoso Angiovac fa il suo ingresso per la prima volta con successo nel territorio etneo, nell'unità operativa complessa di cardiochirurgia dell'AOU Policlinico Rodolico. San Marco di Catania diretta da Salvatore Lentini. Un delicato intervento con l'utilizzo della procedura al suo debutto, in particolare, è stato eseguito in una delle moderne sale operatorie del presidio, Rodolico, di via Santa Sofia, per l'asportazione di una grossa vegetazione fungina endocardiaca dalla valvola tricuspide, vale a dire una serie di trombi formatisi nell'atrio destro del cuore di una donna settantenne. A seguito dell'infezione di cavi legati al Pacemaker per l'elettrostimolazione cardiaca. La metodica Angiovac, estremamente mininvasiva, in questo caso ha incluso una cannula di aspirazione, inserita da una vena giugulare, dotata alla sua estremità di una struttura espandibile a forma di ventaglio così da poter catturare e aspirare agilmente la massa fungina. L'equipe multidisciplinare che ha effettuato l'intervento eseguito in circolazione extracorporea, coordinata dal direttore Lentini era composta da altri cardiochirurghi, cardiologi e anestesisti oltre al personale infermieristico. Questa prima procedura angiovac, durata appena tre ore, consentirà d'ora in poi, per alcune patologie, di evitare tecniche chirurgiche più complesse e soprattutto più invasive, riducendo notevolmente il rischio di eventi avversi e accorciando altresì i tempi di ripresa del paziente. In questo caso, la donna sottoposta all'intervento era stata precedentemente operata alla valvola mitrale mentre già conviveva da oltre 20 anni con i cavi per l'elettrostimolazione del cuore sui quali si è sviluppata l'infezione e la crescita di una grossa vegetazione fungina. Catania, dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 tornerà nel capoluogo etneo Christmas Town. Il più grande parco tematico dedicato al Natale del Sud Italia, sempre al centro fieristico le ciminiere di Catania, con tantissime novità. Quest'anno infatti il parco sarà ancora più grande, più ricco di attrazioni, più emozionante. Trattino raddoppia la superficie dell'intero villaggio, ma anche quella della pista di pattinaggio sul ghiaccio. L'atmosfera natalizia renderà magica la visita di grandi e piccini. Il divertimento si moltiplica con tre grandi teatri che si animeranno in contemporanea: Magic Show, Musical Sul Grinch e Christmas Circus. Da non perdere tra le novità la fabbrica dei giocattoli e una grande casa di Babbo Natale di 400 metri quadrati tutta da scoprire. E ancora il cinema di Natale e le aree gioco quest'anno allestite da Lego, Barbie e Hot Wheels. Un'altra divertente attrazione sarà rappresentata da Christmas Big Balls. Per immergersi completamente nell'atmosfera natalizia i visitatori potranno dilettarsi nel lancio di mega palle di Natale. E come dimenticare la tradizionale giostra dei cavalli, la classica ruota panoramica e in anteprima assoluta la giostra delle slitte volanti, una delle due esistenti in Italia. Ogni giorno, dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, il parco verrà animato da straordinarie parate e da sorprese tutte da scoprire. L corredo equestre da parata del viceré Marcantonio II Colonna, proveniente dalla Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, sarà esposto dal 7 novembre al 8 dicembre 2024 nella Real Scuderia di Palazzo dei Normanni a Palermo. La sala, di pertinenza del Comando Militare dell'Esercito della Sicilia, è stata recentemente restaurata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo. Questa esposizione commenta l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, è un'occasione di duplice importanza, intanto, perché offriamo alla cittadinanza la possibilità di visitare uno spazio di altissimo valore artistico, ripristinato e reso fruibile grazie ai recenti lavori di restauro effettuati, e poi perché mettiamo in mostra gratuitamente questo importante armamentario, composto da accessori in cuoio, metallo smaltato e argento, di proprietà di Palazzo Abatellis che di solito per motivi conservativi, a causa della fragilità di alcuni componenti, è custodito nei depositi. Si tratta di uno dei rari esemplari superstiti di bardatura da parata del XVI secolo. Le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 6 novembre di Globus Television. Mercoledì: pressione in diminuzione. Giornata con tempo asciutto, cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. In tarda serata piogge sui settori ionici. Temperature massime fino a 22 gradi. Valori notturni senza variazioni.